Ciao a tutti! Oggi parliamo di cinema e torna un nuovo episodio della mia rubrica Tutti i film che ho visto di recente. Dei video, diciamo, compilation in cui vi racconto i film che recupero da grande appassionato di cinema quale sono. Mi sto dedicando sempre di più a questa mia passione che mi segue da sempre, con l'obiettivo di riuscire a vedere almeno 3-4 film a settimana, recuperando mie lacune eventuali, film di registi che amo e puntando tanto appunto sulla qualità, o almeno così sembra, perché a questo giro diverse cantonate le ho prese. Sarà che volevo qualcosa anche di sbarazzino, così da vedere a cervello staccato, ma non sono stato ripagato così bene. Tuttavia dei filmoni ci sono stati e quindi vi racconto tutti i film che ho visto dall'ultimo episodio in ordine cronologico sostanzialmente. Allora, il primo film che ho visto dall'ultimo episodio che ho fatto di questa rubrica è stato un classico del cinema italiano che sono stato molto contento di recuperare. Un film che ho amato alla follia e che volevo vedere da tempo, e ho preso il DVD in biblioteca, ma credo che sia facilmente reperibile, e si tratta della Notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio Taviani, un film del 1982 che racconta, secondo me, il tema della guerra in modo inedito. La racconta un po' come se fosse un grande sogno. La storia di questo piccolo paesino in cui la popolazione si divide in due. Da una parte seguiamo appunto le gesta, il viaggio di queste persone che decidono di non rimanere nel loro paese per unirsi alla lotta partigiana, è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, e l'altra metà che invece rimane nel paese venendo incontro a una terribile tragedia. Non vi voglio svelare troppo di questo film, perché questo film racconta la storia come se fosse un sogno e lo fa calibrando magnificamente momenti più crudi a momenti più surreali, molto onirici. La scelta funziona ancora meglio per il fatto che questa storia è raccontata dal punto di vista di una bambina. In realtà il film si apre con questa donna ormai adulta che era bambina appunto quando ha vissuto i fatti narrati del film, e racconta, diciamo, a quello che sembra essere un figlio o una figlia, quello che l'ha vissuto nel periodo di guerra. Quando c'è stata la guerra lei aveva 6-7 anni, ed è proprio la bambina che compare all'interno del film, e il film riesce proprio a raccontare il nonsense della violenza della guerra, ma anche la voglia di giustizia attraverso appunto lo sguardo infantile. E molto spesso lo sguardo infantile utilizza il sogno per dare risposte all'incomprensibile, alla violenza incomprensibile. Io ho amato questo film, bellissimo visivamente, è appunto un classico del nostro cinema, ma rispetto ad altri classici lo vedo sempre poco citato, poco ricordato, ed è un peccato. Recuperatelo, perché è veramente un filmone. Sono felicissimo di averlo visto. Poi vi racconto una doppietta molto particolare. Allora, qua ci spostiamo, naturalmente non può mancare la quota giapponese in questi miei video analoghi, però sono riuscito finalmente a trovare in modo un po' barbino un film horror giapponese che io da tempo cercavo, perché in Giappone questo film è considerato un cult. È famosissimo, è un film famosissimo degli anni 80, ma per un motivo o per l'altro lo trovavo sempre senza sottotitoli. Oppure lo trovavo tagliato in qualità oscene, e poi girando un po' in modo barbino l'ho trovato con i sottotitoli in inglese. E ho visto sia questo che il suo sequel, mentre il numero 3, perché è una trilogia, l'avevo già visto. Sto parlando di Door, che appunto è una trilogia giapponese,
dove però ogni film è scollegato dall'altro, quindi non è una storia che continua, ogni capitolo è potenzialmente a sé stante. E lo dico già con presupposto che il Door 2 non è neanche un horror, è un film drammatico, cioè non c'entrano niente l'uno con l'altro. Diciamo che il fil rouge che collega i tre film è la presenza di una porta da aprire per attraversare una soglia, sostanzialmente. Door 3 l'avevo già visto una decina d'anni fa, quando ero proprio nel mio mood di scoperta di tutti i film giapponesi più nascosti possibili, ed è un film tra l'altro diretto da un grande regista che è Kiyoshi Kurosawa, che in quel caso però possiamo dirlo tranquillamente era un film minore della sua filmografia. A una certa arrivavano pure gli zombie, quindi sì, è un horror, è un horror come te lo immagini un horror degli anni 90, ma se lo compari alla produzione di Kurosawa dici non è il suo tentativo migliore, considerando quello che farà in seguito con filmoni come Cure, Pulse, eccetera. Però io volevo vedere il primo, Door, appunto, di Banmei Takahashi, che ha firmato anche il sequel, Door 2, Tokyo... Come si chiama il sequel? Door 2, Tokyo Diary. Ok. Door, il primo, è un film del 1988. Ed è un horror psicologico, diciamo, home invasion. E mi è piaciuto molto, ma devo essere sincero, la resa del finale, la risoluzione finale, l'ho trovata poco efficace. Se, per non dire che affossa un po' tutto il film. E per me è un peccato, perché le premesse sono veramente fighe. Allora, Door appunto ci trasporta all'interno di un condominio residenziale nella Giappone degli anni 80, quindi vivrete, respirerete l'atmosfera anni 80 in questo super appartamento mega figo dove gira la nostra protagonista, che è questa casalinga che anche alle 7 del mattino c'ha, ha i blazer con le spallotte anni 80, la piega perfetta, se amate l'estetica anni 80 questo film lo adorerete tantissimo, anche perché comunque ha un budget consistente e non a caso è stato un blockbuster in Giappone questo film, e vivrete proprio l'atmosfera anni 80, ma il tema è più attuale del previsto, perché è un film che critica, diciamo, il telemarketing in Giappone, che credo negli anni 80 fosse prassi, però lo è anche oggi, semplicemente modernizzato, che ti rompono i call center al telefono ogni 2x3 con i messaggi registrati e con le mail di spam. Ecco, questo qui è un horror sulla frustrazione di questa povera casalinga che viene continuamente bersagliata da telefonate di gente che le vuole vendere roba e di venditori porta a porta. Cioè, dai, obiettivamente geniale, su, io ho amato tutto. E per tutto il film si crea proprio questa sensazione di ansia costante di lei che è piena, non ce la fa più, dell'ennesimo che le telefona per venderle una polizza assicurativa o un completo di biancheria intima, fino a che non arriva alla porta questo tizio che le vuole vendere un'assicurazione, ma diciamo che rispetto ad altri che al no gentile di lei si allontanano, lui insiste perché lei è tipo diventata la casalinga irraggiungibile, quindi sostanzialmente noi percepiamo che si è creata una competizione tra tutti i venditori, del tipo se riesce a vendere qualcosa questa qui ottiene una promozione, perché lei manda a quel paese tutti. Io adoro, cioè l'idea del film è proprio, mi piace da impazzire. E quindi questo insiste un po' di più e le dice, guardi, le lascio almeno il volantino nella porta. Quindi lui apre la porta e ci infila dentro il volantino dell'assicurazione. Lei, terrorizzata da vedere la mano di questo che le entra in casa, chiude la porta, gli chiude la mano dentro. È un istinto che però porterà ad atroci conseguenze, perché il tipo inizia a ossessionarsi alla protagonista e inizia a stalkerarla pesantemente, con l'idea anche di entrarle in casa. Infatti il film, vi ho detto, è un home invasion, quindi in qualche modo lui si vuole vendicare di lei, entrando nella casa che nessuno ha potuto varcare. E da qui in poi diventa appunto tutta una lotta, la parte finale del film è dedicata alla lotta,
tra questa, la nostra eroina e questo pazzo squilibrato. Fino a 1:20 il film è fighissimo, cioè regge una tensione pazzesca, nonostante sia un film basato appunto sull'attesa di quello che esplode. Quando esplode la parte finale, però dici: Madonna, non ce la posso fare. E il motivo sapete qual è? Che lui è il cattivo più sfigato che si sia mai visto in un horror. Cioè, è proprio sfigato. Ma neanche minimamente minaccioso. Cioè, tu vedi questo signore giapponese qualunque che ti viene presentato come uno psicopatico terrificante. In effetti lui fa paura quando lascia i messaggi vocali, quando la stalkera, fa paura. Ma quando arriva all'azione, porca vacca, non riesce a fare niente. Cioè, lei si difende, tra l'altro, nonostante abbia in cucina un parterre di coltelli con cui difendersi, colto forse il fatto che lui sia completamente sfigato, nonostante abbia un parterre di coltelli incredibile, lei decide di difendersi con oggetti che non minaccerebbero nessuno. Si difende con un ombrello, con due ombrelli anzi, perché ha l'ombrello, quello con la punta, che ok, fa un po' più male, ma una certa, capendo che anche con quello è facile, comunque devi aggiungere un po' di pepe, è facile buttare giù questo qua con l'ombrello con la punta, decide di prendere, io lì sono volato, decide di prendere quegli ombrelli, quelli che vanno col tastino automatico ti si aprono, e lei una certa usa uno di quelli, le fa patapuffete, e l'ombrello gli si apre in faccia, e questo cade come una pera cotta. Lei si difende col CIF, quello che spruzzi, il detersivo, glielo spruzza negli occhi, lui fa aaaah! Cade per terra, rimane immobile per 10 minuti. Ho detto: ma cazzarola, ok che non tutti sono Freddy Krueger, ma questo, porca vacca, ma in 0-2 lo fai fuori. Lei però si diverte, anche se non lo dà a vedere, sembra divertirsi, perché nonostante l'abbia messo fuori gioco col CIF, rimane in casa sua, non è che va dai vicini, va a chiamare la polizia, no, rimane in casa, chiusa in bagno col figlio, lui per abbattere la porta, io vi devo fare questi spoiler, scusate perché è quello che mi ha fatto cadere le braccia proprio del film, per abbattere la porta, perché lei si è chiusa nel bagno col figlioletto, lui usa la motosega giocattolo del figlio di lei. Allora, a parte che, parentesi, quale genitore sano di mente regala una motosega giocattolo al proprio figlio? Che non è la motosega giocattolo che non taglia, cioè questa taglia come una motosega normale, perché fa il buco alla porta, lo fa senza problemi, cioè nel senso quello cioè proprio la sicurezza negli anni 80 non sapevano neanche cosa fosse. Fatto sta che dopo la parte finale del film ti fa cadere le braccia, perché anche se dovrebbe esserci la violenza, cioè lei ha già capito che vincerebbe troppo facile, e quindi si difende col CIF, con gli ombrelli, gli tira addosso a una certa, tipo un nuovo Fabergé, alla fine butta un po' in cacciara tutto, mettiamola così. Però a me è piaciuto, cioè, se avesse avuto una parte finale un po' più densa, in cui un minimo temiamo per la vita della nostra protagonista, perché è chiaro che lei vincerà, cioè questo si fa mettere fuori gioco dal CIF, cioè sinceramente, se fosse stato un minimo più challenging il finale, avrei amato ancora di più. Però dai, va bene, cioè è un cult comunque. Il sequel Door 2 Tokyo Diary invece non è un horror, anzi è una copia di Tokyo Decadence. Io non so, credo che siano contemporanei Tokyo Diary e Tokyo Decadence. Tokyo Decadence è un filmone di Ryu Murakami, tratto dal suo stesso romanzo, raccolta di racconti. In realtà la raccolta di racconti era uscita comunque qualche anno prima, quindi io suppongo che Banmei Takahashi abbia saputo dell'imminente uscita di Tokyo Decadence, perché comunque Tokyo Decadence è stato un successo enorme, anche in Italia è stato distribuito ed è stato uno dei film più visti del 91, quindi comunque anche in Giappone ha avuto una distribuzione capillare Tokyo Decadence. Tokyo Diary è uscito direttamente in videocassetta, quindi deduco che, pur essendo contemporaneo, Takahashi abbia scoperto che Ryu Murakami stava lavorando a questo film, ha deciso di fare anche lui una sorta di versione, perché è praticamente uguale, tant'è che la protagonista si chiama Ai, esattamente come la protagonista di Tokyo Decadence. E questa Ai, che in giapponese vuol dire amore, che cosa fa? La escort,
fa la call girl, e l'intero film di Takahashi segue più o meno la direttiva di quello di Murakami. Quello di Murakami è un capolavoro, quello di Takahashi però si difende bene, cioè secondo me è un buon film che, un po' come nell'intento di Murakami, vuole fare un ritratto psicologico e scoprire la solitudine, l'alienazione della società giapponese del benessere dei primi anni 90, ma anche appunto il ritratto psicologico di una donna giovane che decide comunque di, proprio a livello personale e viscerale, di fare un lavoro di questo tipo. Naturalmente il film si sviluppa attraverso anche incontri sexy dove la ragazza viene a contatto con i fetish più stravaganti, anche a volte pericolosi, e diciamo che Takahashi, che riesce a fare questa cosa, grazie a Dio, nonostante metta in scena dei fetish particolarmente estremi, esattamente come Murakami Ryu, riesce a non essere volgare, riesce a mostrare comunque, da una parte, una certa decadenza, che è un po' la chiave di Tokyo Decadence, questa idea dell'eros decadente, dell'eros estremo che serve come cura per la profonda solitudine in una grande metropoli come Tokyo. Cioè, la storia di Rumo Akami nasce da quello. E Takahashi segue la stessa direzione e riesce comunque a confezionare quello che secondo me è un film psicologico molto gradevole, assolutamente. Poi ho recuperato un vecchio film di Francis Ford Coppola, ovvero Peggy Sue si è sposata, una commedia, diciamo, nostalgica, un po' fantasy, che segue la stupenda Kathleen Turner interpretare il personaggio di Peggy Sue. Peggy Sue è una donna di mezza età che decide, che festeggia insieme ai suoi compagni, ai suoi amici dell'adolescenza, fanno questa festa nostalgica per ricordare i vecchi tempi, una festa alla quale però lei perde i sensi e inaspettatamente si risveglia negli anni 60, quando lei era effettivamente adolescente. Ritorna alla sua adolescenza, quando i nonni erano ancora vivi, quando lei aveva appena iniziato a frequentare quello che poi diventerà il suo marito, ma mantiene comunque la maturità, pur tornando indietro nel tempo, mantiene la maturità di quando lei è adulta. Quindi riesce in un certo senso a fare un bilancio della sua vita riuscendo a rivivere i suoi anni di giovinezza. Questa è l'idea del film. Un film molto piacevole, molto carino, con anche un Nicolas Cage particolarmente strionico. Fa molto strano vedere che in questo film, a parte la protagonista, che giustamente è Kathleen Turner, che torna indietro e rimane comunque donna e tutti la percepiscono come ragazzina, comunque è divertente notare come tutti i compagni di classe suoi sembrino tutti dei quarantenni, cioè è incredibile. Però al di là di quello, un film carino, anni 80, bello, ci sta, da prima serata. È un film di Coppola comunque, quindi ti aspetti che sia girato decentemente, ed è un film piacevole, non è uno dei suoi capolavori, però mi è piaciuto abbastanza. Poi ho fatto l'errore di vedere tre film thriller horror su Netflix e non è andata bene, ve lo dico già, non è andata bene. Allora, e infatti devo smetterla di cercare gli horror su Netflix, a quanto pare. Allora, il primo è Don't Move. Don't Move l'ho visto perché era particolarmente pompato, era inserito tra i film più visti del periodo su Netflix. Filmaccio, posso dirlo tranquillamente, filmaccio, proprio brutto, televisivo. Allora, l'unica cosa che mi ha inquietato e che lo voglio salvare in corner è l'idea. L'idea è interessante ed obiettivamente è molto inquietante, però il film è proprio brutto, nel senso che è televisivo da morire, cioè non ha nessuna allure cinematografica, non ha una scrittura interessante, però l'idea è talmente forte che in qualche modo ho guardato con interesse il film, cioè mi ha coinvolto, non mi ha annoiato, nonostante le brutture, nonostante le forzature di trama. Credo anche che i due attori, i protagonisti, se la siano cavata molto bene. La storia racconta di una donna, Iris,
che ha subito una brutta perdita dalla quale lei non si è mai, non ha mai realmente superato la cosa e decide quindi, sta meditando di fare una scelta estrema. Lei infatti va su questo precipizio con l'idea di buttarsi di sotto, ma viene salvata da quest'uomo che è particolarmente affascinante e la convince a non compiere questo gesto. Quindi Iris diciamo che sente una profonda complicità con quest'uomo misterioso, ma le va male perché proprio quando ha scoperto che non le va più di morire, questo qui in realtà è un serial killer. Quindi in realtà lei diventerà la sua prossima vittima, un'esperienza ovviamente davanti alla quale lei capirà l'importanza della vita, imparerà che è importante lottare contro la sua vita, cioè il senso del film è quello. L'idea forte qual è? È che lui la droga sostanzialmente, cioè le inietta questo siero che le immobilizza completamente il corpo. Quindi lei scoperta questa cosa scappa, ha pochissimi minuti di tempo prima che si mobilizzi completamente e per tutto il film la povera Iris diciamo che deve lottare per la sua sopravvivenza pur rimanendo completamente immobile e pur non potendo parlare. Un'idea molto forte, molto inquietante, che è gestita, devo dire, anche quasi decentemente, nonostante la sceneggiatura non stia in piedi assolutamente, però è proprio televisivo, è proprio la qualità del film ad essere brutta, secondo me, in tutto, in regia, sceneggiatura, però l'idea è forte, per me lo salva l'idea, basta. Il secondo film invece per me croce sopra. È un film svedese, sempre su Netflix, che si chiama Il Congresso. Orribile. Orribile. È una sorta di versione svedese di Severance, taglia impersonale, che è un film di qualche anno fa, divertente, era un film inglese degli anni 2000, 2007, vi direi, che avevo visto all'epoca dell'uscita, ed è questo slasher black comedy dove sostanzialmente si fa questa sorta di team building in questa azienda e siccome i capi non hanno voglia di, non vogliono licenziare direttamente, fanno questo gioco mortale dove direttamente uccidono la gente, uccidono i loro dipendenti. Quello era simpatico, questa è una sorta di copia, perché vuole essere divertente, ma non è divertente. Vuole essere violento, ma alla fine non funziona granché, secondo me è piuttosto ripetitivo e noioso, se si è visto già degli slasher. È proprio brutto, cioè anche la storia in sé, c'è cioè questa sorta di gruppo che va a fare team building in questo paesotto dove però loro stanno per costruire un centro commerciale, visto, rivisto, rivisto, costringendo quelli che hanno le fattorie ad andarsene e uno di questi si è pure impiccato e allora si pensa che il killer sia legato a questo qui per vendetta. Noia, noia totale, non fa ridere neanche una volta nonostante ci provi con l'umorismo. L'ho trovato proprio snervante, per me è proprio brutto questo. Già più interessante, ma per me veramente inconcludente, e invece Bussano alla porta. Bussano alla porta l'ho voluto vedere perché avevo sentito molto parlare del romanzo da cui questo film è tratto e perché l'ha diretto comunque Shyamalan. Shyamalan, ok, che è un regista che comunque nel bene e nel male a me mi incuriosisce, fa molte cacate, è molto odiato, ma secondo me vedere un suo film è sempre un'esperienza. Quindi Bussano alla porta, l'ho voluto vedere e l'idea in sé è molto interessante perché è la storia di questa coppia gay che ha recentemente adottato una bambina. E questa famiglia passa un weekend in questa casa, in questa sorta di, sì, in questo chalet e passano lì il weekend sostanzialmente, finché non si presentano alla porta questi estranei che vogliono ad ogni costo entrare
e mettono i tre in una condizione per cui devono necessariamente compiere un sacrificio, perché se non lo dovessero fare, tutto il resto dell'umanità morirebbe, cioè arriverebbe la fine del mondo e loro tre sarebbero gli unici sopravvissuti. Quindi il dilemma morale che viene messo ai protagonisti è cosa è meglio scegliere? Sacrificare la famiglia o sacrificare l'umanità intera? Cioè, l'idea del film è molto interessante, probabilmente sono anche le tematiche del libro come vengono sviluppate, perché poi è particolarmente più potente che venga scelto. Vengano scelti com venga scelta come famiglia una famiglia LGBT, perché comunque il tema del film sta nel fatto che per ottenere questo equilibrio familiare i due padri hanno lottato, hanno dovuto attraversare numerose critiche, sguardi indiscreti, hanno dovuto lottare anche con momenti di violenza fisica che per loro sono stati traumatici. Quindi mettere loro in questa condizione è ancora più dolorosa. E il film vuole esplorare anche quel tema lì. Credo che lo faccia anche il libro, ma il libro non l'ho letto, quindi mi direte voi. L'altro tema del film, che comunque è interessante, è il tema della nostra percezione delle informazioni sui media. Da una parte le fake news, dall'altra il costante debunking, quindi l'idea di trovare sempre un'origine vera nelle cose che ribalti una notizia potenzialmente falsa. E questo entra in contrasto con il grande tema del film, che è presente in ogni film di Shyamalan, che più che meno, che è la fede. La fede, nel senso, in un mondo talmente ossessionato alla veridicità delle informazioni, al raziocinio delle informazioni, che però va in contrasto con il boom di informazioni false, non c'è più spazio da una parte per la fede, il mistico e la magia, probabilmente. Sono un po' questi i temi che affronta il film ed è molto interessante. Ma non so se per colpa di Shyamalan o per colpa del libro da cui è tratto, per me è inconcludente. Cioè arriva alla fine dove deve arrivare e non dà alcuna soddisfazione. Proprio a livello di scrittura mi ha dato l'impressione che sì, c'è uno sviluppo di uno dei personaggi in sé, ma si arriva a un punto veramente poco soddisfacente dal punto di vista narrativo. A mio parere, questo è un film affossato dal finale, perché per il resto l'ho trovato ben fatto, coinvolgente, forse molto retorico, però fino a una certa sembrava funzionare. Poi è andato veramente col pilota automatico e ho smesso un po' di interessarmene. Tra i tre è il più interessante questo. Poi l'ultimo film che vi cito è Morta a Venezia di Luchino Visconti. Vabbè, qua stiamo parlando di un classico tratto dal capolavoro di Thomas Mann e la trasposizione iconica, soprattutto per l'attore che interpreta Tadzio, questo giovane ragazzo che improvvisamente ossessiona il protagonista, un'ossessione naturalmente malsana. Che viene rappresentata in questa Venezia decadente, dove all'improvviso sembra arrivare anche una sorta di epidemia, un'epidemia mortale. Sicuramente trasporre il romanzo di Mann è complicatissimo, Visconti però è un maestro, e secondo me le atmosfere le porta molto bene, portando anche un'atmosfera estremamente rarefatta, costantemente rarefatta. Devo essere sincero, non è uno dei miei film di Visconti preferiti. Secondo me, vabbè, è molto amato, è uno dei suoi classici. Secondo me, in alcuni punti sembrava veramente troppo rarefatto, e lo dico io che amo i film lenti, amo Tarkovsky, amo Bélatar. Qua però in alcuni punti mi è venuto da chiedermi se veramente fosse necessario passare 2 ore e 10 a guardare questa storia. Questo è l'unico aspetto, perché il film in sé è molto bello, girato in modo elegante, sente proprio il senso di decadenza pregnante.
amo molto anche come è costruita questa ossessione in modo silenzioso, morboso, ma non va mai oltre, rimane sempre lì ed è comunque sfidante. È un approccio sicuramente che appartiene a un grande maestro. L'unico aspetto che appunto non mi ha convinto fino in fondo è: era necessario che fosse così lungo, però è un bel film, cioè questo vi consiglio assolutamente di recuperarlo. E quindi niente, questi erano i film che ho visto di recente. Fatemi sapere se vi ho incuriosito con qualche titolo. Fatemi sapere cosa avete visto voi di recente e se vale la pena che io lo recuperi. Detto ciò, vi aspetto al prossimo video. Vi mando un bacione. Mua, ciao ciao!